Ciao a tutti, io sono Sofia e oggi voglio fare insieme a voi un esperimento. Voglio portarvi nella vita di un vero zero waster. Prima di tutto, al mattino mi alzo semplicemente quando la luce del sole è abbastanza forte perché non possiedo assolutamente un telefono. Infatti tutti quanti i device elettronici, come i cellulari, sono fatti con le terre rare, dei materiali estremamente rari e la cui estrazione inquina moltissimo, quindi non sarebbe assolutamente sostenibile possederne uno. Poi bevo un bicchiere d'acqua del rubinetto, non filtrata, neanche d'alta alcare, tanto nella mia zona è potabile, in questo modo non genererò rifiuti. Subito dopo vado in bagno e faccio un bidet perché non ho la carta igienica, perché è un usa e getta e non sarebbe sostenibile possederla. Mi lavo il viso con il mio detergente EcoBio della marca XY, assolutamente consigliata, AD, e lavo i denti semplicemente con il bicarbonato perché è l'unica cosa che sono riuscita a reperire sfusa per il lavaggio dei denti. Quando non riesco a reperirlo, ho letto su un blog online che basta prendere un pezzettino di mela e sfregarselo sui denti. Assolutamente lo consigliano i dentisti. A colazione mangio un porridge di avena a chilometro zero, dato che l'avena è il vegetale con l'impatto minore e chilometro zero è anche meglio, però ovviamente è un porridge fatto semplicemente con acqua e avena e ogni tanto una mela per esagerare, ma non troppo perché sennò inquiniamo. Penso che avrete capito che questa prima parte iniziale non rispecchia esattamente la realtà dei fatti. Io non mi lavo i denti col bicarbonato o con pezzi di mela, l'acqua ogni tanto se ho voglia la filtro perché mi dimentico e alcune volte ci sono delle eccezioni su materiali e alimenti che non sono esattamente sostenibili ma che fanno sì che la mia vita sia equilibrata. Ogni tanto credo che ragionare nell'ordine di zero waste estremo, per intenderci, sia molto utile perché la nostra società non è studiata per permettere di seguire uno stile di vita senza rifiuti, quindi zero waste, ma ragionando su quante cose dovremmo toglierci, di cui dovremmo privarci se non volessimo generare nessun tipo di rifiuto, inizieremo un attimo a capire che c'è qualcosa che non va in fondo. L'unico grosso problema dello zero waste estremo è che non è sostenibile per noi stessi vivere in quel modo, sia psicologicamente che fattibilmente nella praticità di tutti i giorni. La definizione di sostenibilità è sì, garantire di avere abbastanza risorse alle generazioni future, ma al contempo far sì che i nostri bisogni vengano soddisfatti. È un equilibrio tra l'oggi e il futuro. Quindi sì, è vero che bevo l'acqua del lavandino, ma la maggior parte delle volte la filtro. Quando la bevo non filtrata è perché mi dimentico e non ho voglia di aspettare. Nel mio comune è assolutamente potabile, potete controllare tranquillamente online sul sito del vostro, ma tendenzialmente ha un gusto un po' forte, diciamo, l'acqua del lavandino, che con un semplicissimo filtro a carbone si risolve. All'effettivo, la carta igienica la evito il più possibile, perché ho la fortuna di essere nata in Italia e abbiamo i bidet, quindi perché non sfruttarli perlomeno quando si è in casa? La mia skincare e la cura generalmente del mio corpo e dei miei capelli è sia a base di prodotti sfusi comprati in determinati negozi che sono tendenzialmente un po' più costosi della media, ma sono comunque prodotti che durano moltissimo sul lungo periodo, di ottima qualità. Oppure se acquisto prodotti confezionati, di solito è perché il negozio ha un sistema di ritorno del packaging, vuol dire che quando avrò finito di utilizzare per esempio la confezione di crema, potrò riportare indietro la scatoletta e poi si occuperà il negozio di possibilmente riutilizzarla, in alcuni casi invece di riassemblarla e di riutilizzarla poi per altri prodotti. Per la colazione e in realtà i pasti in generale, io scelgo sempre l'opzione il più vegetale possibile, ma tendenzialmente non è il porridge. Sicuramente se faccio un porridge non è fatto con l'acqua e un po' di mela, perché non è una di quelle cose che mi piace tantissimo. C'è a chi piace, nessun problema, se vi piace mangiatelo. Io di solito preferisco magari una fetta di pane tostato con del burro di nocciole, ecco, per colazione. Per il resto la mia giornata è come quella di chiunque altro. Mi alzo, mi preparo, lavoro, pranzo, lavoro, cena. Faccio una passeggiata quasi tutti i giorni con il mio fidanzato, senza telefoni né nulla, per fare una mezz'oretta, un'oretta di stacco e chiacchierare un po', raccontarci com'è andata la giornata.
poi doccia e vado a letto. La grande differenza la fa come svolgo le azioni quotidiane di tutti i giorni. Cerco sempre l'opzione più sostenibile, quello che si può riutilizzare, evito gli usa e getta, mangio un po' più vegetale. È solo una questione di punti di vista, ormai per me è diventata una routine, un'abitudine, mi sembra ovvio non buttare via, che ne so, le foglie esterne del finocchio e prepararci la zuppa. Invece so che per molti non è così. Vi lancio una sfida. Chiamiamola la Zero Waste Challenge. Provate per un giorno a privarvi di tutto quello che vi potrebbe servire se porta dei rifiuti. Vedete quante ore durate e poi scrivetemelo sotto nei commenti, sarà divertente. Grazie mille se hai seguito fino a qui e ci vediamo settimana prossima. Ciao!